Ciao ragazzi e bentornati. Oggi vi voglio parlare di un esercizio che secondo me riflette bene il concetto secondo cui tanti ce l'hanno questa idea, ok? Un esercizio all'interno di una progressione didattica è inutile fin tanto che non si presenta una persona che ha determinate problematiche. Quindi mi è capitato di lavorare con un ragazzo che saluto, ciao Ruggero. E lui ovviamente presenta una corporatura che è un po' fuori dalla media, insomma alto 1,90 m per 90 kg, con delle gambe con veramente un buon ceppo. E logicamente di fronte a certe progressioni didattiche come sono quelle del body lever, per lo sviluppo del front lever, ci si è trovato un po' in difficoltà. Quindi l'utilizzo di strumenti intermedi è quello che alla fine vi permette di andare a gestire più clienti possibili. Logicamente, se avete sempre avuto a che fare con fenomeni, non potete pretendere di punto in bianco di riuscire a risalire a un certo tipo di variante per far fronte al cliente che ha delle problematiche. Vi dovete scervellare, ovviamente. Quindi l'esercizio che vi voglio proporre è un buon modo per andare a scalare il lavoro sul body lever per chi riesce ad eseguire la negativa con le braccia tese ma non riesce a risalire. Quindi l'idea è quella di ridurre il peso dai 45 in gradi di discesa in poi e mantenere invariato il peso dai 45 gradi di salita. Quindi come vedete l'esercizio è estremamente immediato, è una variante che si insegna in pochi minuti, basta pensare che comunque lui Ruggero, quello che la sta eseguendo, non l'aveva mai fatta prima. Detto questo, spero di avervi dato uno strumento in più per riuscire a gestire ancora meglio tutte le persone che possono avere dei parametri antropometrici che non sono favorevoli e che quindi necessitano di qualche step intermedio in più. Detto questo, per tanti altri esercizi per lo sviluppo del body lever, dettagli tecnici, accorgimenti di qua e di là, potete visitare il mio sito www.alessandromenente.it e se ti è piaciuto questo video condividilo.